Il terzo capitolo di Poppy Playtime si avvicina. L'hype è tanta e si specula non finire. Ma cos'è successo alla Playtime Co. dalla prima volta che ci abbiamo messo piede? Per non arrivare impreparati a ciò che dovremo fronteggiare nel Playcare, è sicuramente importante fare un bel recap di tutti gli eventi a cui abbiamo assistito e soprattutto delle informazioni che abbiamo ottenuto fino ad ora. You are about to see the most incredible doll ever invented. Her name is Poppy, and she is the first truly intelligent doll in the world. Tutto ha inizio con una lettera che riceviamo da un mittente che non ci viene rivelato. Chiunque sia, tuttavia, ci conosce, sa chi siamo e conosce il nostro passato all'interno della Playtime Co. Il suo intento è uno solo: farci tornare all'interno dell'azienda per salvare tutte quelle persone che sono state dichiarate disperse 10 anni prima. Chi ci scrive però è a conoscenza di un dettaglio: non se ne sono mai andate. Abbiamo un solo indizio: dobbiamo trovare un fiore, un papavero, come quello rappresentato alla fine della lettera. Quindi che altro fare? Gambe in spalla e torniamo sul nostro vecchio luogo di lavoro, ancora nella totale ignoranza di chi ci abbia contattati. Il primo strumento che troviamo una volta arrivati, nonché l'unico di cui avremo bisogno, è il Grab Pack. Un'ingegnosa invenzione che consiste in uno zaino collegato a 2 mani che possono essere lanciate in avanti grazie ai cavi a cui sono attaccate. È proprio qui che facciamo indirettamente la conoscenza di Lit Pierre, il capo del reparto innovazione della Playtime Co., che attraverso una videocassetta ci dice che le misure di sicurezza contro chi fa irruzione nell'azienda sono davvero terribili. Una in particolare. I just hope that you're certain whatever you're doing is worth it. Arrivati nella hall ci troviamo davanti al mostro che ormai abbiamo imparato ad amare, Huggy Wuggy, che tuttavia se ne sta fermo lì e sembra quasi guardarci. Dalle sue mani afferriamo una chiave e tentiamo di passare all'area successiva, ma la corrente salta e tocca a noi ripristinarla. Nello stanzino in cui troviamo la fonte di energia per riattivare il tutto, troviamo anche il primo indizio relativo a quello che scopriremo più avanti essere l'esperimento 1006. Sul muro, infatti, è possibile osservare l'incisione di ciò che sembra una mano scheletrica, ma decisamente più deforme. In basso una scritta recita Wonderful. Tenetelo a mente poiché ci servirà più avanti. L'energia ora è ripristinata, ma Huggy Wuggy è scomparso. A questo punto siamo liberi di addentrarci nell'azienda e recuperiamo finalmente la seconda mano del Grab Pack, ma non senza prima aver fatto la conoscenza, sempre tramite una videocassetta, di Rich e Avery, 2 ex lavoratori intenti a discutere di alcuni giocattoli che dovevano essere donati agli orfani. La tappa successiva è il macchinario più importante della Playtime Co., l'invenzione più geniale di Elliot Ludwig, ciò che a noi viene presentata come la Make a Friend, in grado di completare il processo di creazione di un giocattolo, dall'assemblaggio alla verniciatura. Il tutto dopo aver recuperato una curiosa intervista fatta a Stella Graber, in cui la ragazza afferma che le piacerebbe tornare ad essere una bambina per poter essere nuovamente spensierata. La stanza in cui ci troviamo contiene inoltre un altro importantissimo indizio. La Playtime Co. aveva un programma di adozione tramite il quale i dipendenti avrebbero potuto adottare degli orfani per poter dar loro una famiglia. Anche questo è un elemento che dovremmo tenere a mente, poiché porrà le basi per uno dei più grandi scheletri nell'armadio dell'azienda. A questo punto riusciamo finalmente ad attivare la macchina Make a Friend e riceviamo il nostro giocattolo che ci permette di uscire dalla stanza. All'apertura delle porte però, Huggy Wuggy fa la sua comparsa e ce l'ha proprio con noi. Ci vede come degli intrusi e il suo compito è liberarsi di noi. Ci rifugiamo quindi nei condotti che si addentrano ulteriormente nell'edificio, ma il mostro continua ad inseguirci senza darci fiato. Alla fine del tunnel, fortunatamente, arriviamo ad una serie di pedane sospese. Rovesciamo un'enorme scatola su una di queste e facciamo cadere rovinosamente Huggy Wuggy. Una cosa però non passa inosservata. Ad ogni botta che il mostro prende contro i tubi, perde sangue.
cosa che ai giocattoli normalmente non succede. Siamo finalmente tranquilli, nessuno ci insegue e possiamo guardarci intorno. In fondo alle pedane notiamo una porta, attorno alla quale è disegnato un gigantesco papavero. A quanto pare siamo arrivati proprio dove qualcuno voleva che arrivassimo. L'ultimo importantissimo indizio che troviamo prima di attraversare la porta è una videocassetta nera. Qui non abbiamo nomi, ma possiamo solo ascoltare uno scienziato parlare dell'esperimento 1006. A quanto pare è scappato e ora sono tutti in pericolo. La registrazione si interrompe bruscamente con delle urla in sottofondo. Attraversiamo la porta circondata dal papavero. Entriamo in un luogo totalmente diverso. Dal freddo acciaio delle pedane passiamo al corridoio di quella che sembra una casa, con tanto di carta da parati sui muri. Mano a mano che avanziamo, la luce si fa sempre più rossa, finché non entriamo in una stanza in cui troviamo solo una teca. Al suo interno c'è la bambola che avevamo visto nella videocassetta, ricevuta insieme alla lettera. Al suo interno c'è Poppy. Apriamo la teca. Poppy ci parla. You opened my case. Wake up. Poppy è stata liberata. Il nostro soggiorno all'interno dell'azienda riprende esattamente davanti alla teca, ma ora è vuota e Poppy è sparita. Il primo luogo che ci troviamo a visitare è l'ufficio di niente po' di meno che Elliot Ludwig, il fondatore della Playtime Co. Ed è qui che se prima avevamo solo dei sospetti, ora troviamo delle certezze. La prima cosa che recuperiamo è una cassetta biografica di Ludwig in cui ci viene mostrato il percorso attraverso il quale, grazie a lui, la Playtime Co. è diventata il colosso che conosciamo. Un dettaglio però salta all'occhio. Elliot Ludwig ha subito una perdita familiare gravissima che lo ha segnato irrimediabilmente. Ed è proprio con questa informazione che leggiamo dell'esperimento 814. Ludwig stava tentando di scoprire come riportare in vita qualcuno utilizzando le proprietà dei papaveri. Purtroppo l'esperimento condotto su un ratto ha fallito. Ma chissà quali risultati potrebbe restituire se si usasse un soggetto differente. A questo punto incontriamo nuovamente Poppy, che si mostra estremamente amichevole e ci rivela che l'unica via di fuga dall'edificio è tramite il treno che si trova all'interno della Game Station. Ci intima quindi di seguirla per condurci proprio là. Tuttavia, proprio quando Poppy ci sta chiedendo di fidarci di lei, qualcosa la afferra e la trascina via con sé. Quel qualcosa è Mommy Longlegs. Non vuole farci fuggire così velocemente e per costringerci a partecipare al suo gioco rapisce Poppy, l'unica, oltre a Mommy, ad essere a conoscenza del codice per attivare il treno. Ma attenzione! Se cercheremo in qualche modo di aggirare le regole imposte da Mommy, andremo incontro alla nostra fine. Ci portiamo quindi all'interno della Game Station, una gigantesca stanza ormai abbandonata, ma che tempo prima veniva utilizzata per far sì che gli orfani adottati dalla Playtime Co. avessero un luogo in cui giocare, o almeno questo è il modo in cui ci viene dipinta inizialmente. La prima sfida di Mommy è il Musical Memory. La voce di Stella Graber ci introduce al gioco e ci spiega che si tratta di una prova di memoria e di riflessi. Ciò che ci aspetta però non è più così divertente come un tempo. La prova si svolge su una piattaforma, attorno alla quale sono installati dei pad. A ciascuno di questi corrisponde un colore o un simbolo. Il nostro compito è quello di ricordarci la sequenza corretta e riprodurla. Cosa succede però se sbagliamo? Mommy dall'alto ci presenta Banzo, un coniglio che viene calato con il passare del tempo. Ad ogni errore Banzo si avvicina sempre di più. L'unica cosa che sappiamo è che non mangia ormai da diverso tempo. Superata la prova, possiamo udire nell'andarcene quello che sembra un urlo. E quando troveremo Banzo appeso ad una ragnatela sul soffitto della Game Station, capiremo una cosa. A Mommy non piace essere delusa. La seconda prova è il Waka Waki,
una sorta di acchiappa alla talpa. Ma invece del martello dobbiamo usare le mani del nostro grab pack per dare delle sonore manate sui mini aghi che escono dai tubi posti lungo i muri della stanza. Anche qui però Mommy vuole renderci la sfida più divertente. Le corde che una volta ritiravano gli aghi nel momento in cui si avvicinavano troppo ai bambini, ora sono state rimosse, dandoci quindi un'ottima motivazione per cercare di essere il più reattivi possibile. Una volta superata la prova, Mommy ci consegna il secondo pezzo del codice del treno, ma all'uscita della stanza troviamo una cosa che fa sorgere qualche domanda: due grab pack abbandonati. Eppure il funzionamento del gioco prevedeva che venissero ritirati alla fine della prova, per poi essere rimessi in uno stanzino che si trova giusto prima dell'arena. Perché dunque questi due sono qui? Sembra quasi che qualcuno avesse tentato di fuggire. Qualcuno che probabilmente non era stato troppo fortunato. O forse sì? Prima di tornare alla Game Station per il terzo ed ultimo gioco, ci imbattiamo in un cartonato di Candy Cat. Lì per lì si potrebbe rischiare di non dargli troppa importanza. Tuttavia, ascoltando tutte le frasi che ha da dirci, possiamo intuire qualcosa di veramente macabro. Questo button to feed me candy! Candy Cat ci esorta a dargli sempre più caramelle, ma mano a mano che avvieremo le registrazioni, ci farà sapere di essere a posto. Ok, no more candy. My tummy's full. Se decidiamo di continuare, le sue ultime frasi ci implorano di smettere, fino a farci sentire un suono completamente distorto. Il macabro in sé non è tanto il cartonato di Candy Cat, quanto più che altro quella che potrebbe essere stata la sua origine. Sebbene ciò che troviamo sia finto, potremmo presumere che le frasi che dice siano state registrate da un vero Candy Cat. E se così fosse, staremmo assistendo a quella che tempo prima potrebbe essere stata la tortura del giocattolo in questione. Tornati finalmente alla Game Station, ci attende l'ultima prova. Statues. La voce registrata di Stella Graber ancora una volta ci propone un'introduzione a ciò che dovremo affrontare. Il gioco è una specie di un 2-3 stella, con la sola differenza che dovremo scappare da PJ Pagapillar all'interno di un percorso a ostacoli, e potremo muoverci solo quando le luci saranno spente. Qui, finalmente, veniamo a sapere qualcosa in più sulla storia di Mommy Longlegs all'interno dell'azienda, o meglio sul suo movente. La povera Mommy era costretta di giorno in giorno a vedersi portare via i bambini a cui tanto si affezionava. E nel momento in cui ha scoperto ciò che effettivamente succedeva all'interno della Playtime Co., non ci ha visto più ed è stata accecata dalla furia. Ci rivela inoltre il motivo per cui sta tentando di mettere fine alla nostra vita. Noi lavoravamo alla Playtime Co. e a quanto pare avevamo a che fare con ciò che succedeva agli orfani. Secondo lei non meritiamo di vivere. La prova di PJ Pagapillar sembra che non sia completabile. L'ultima parte che avrebbe dovuto portare all'uscita è crollata. L'unica cosa che possiamo fare è sfruttare un appiglio che ci conduce ad alcune stanze da cui qualcuno osservava gli orfani durante il gioco. Ed è proprio qui che otteniamo una conferma importantissima grazie ad alcuni file che possiamo leggere. La Game Station era semplicemente un luogo in cui radunare e testare gli orfani per capire quali di questi sarebbero stati più adatti ad essere trasformati in giocattoli. Mommy lo aveva capito e aveva quindi deciso di farla pagare i responsabili. C'è una cosa però di cui ci rendiamo conto solo poco dopo. Avendo lasciato anticipatamente l'arena di PJ, abbiamo infranto le regole del gioco e di conseguenza abbiamo infranto l'unica regola che Mommy Longlegs ci aveva posto inizialmente. Ora siamo nel suo mirino e farà di tutto per raggiungerci. Vagando per queste zone in cui non avremmo dovuto mettere piede, veniamo a conoscenza di diversi dettagli davvero importantissimi. Primo su tutti, una stanza piena di tubi sui quali riusciamo ad intravedere dei peli blu. All'interno dell'azienda, fino ad ora, abbiamo visto solo un soggetto dotato di una pelliccia blu, Huggy Wuggy, che nel capitolo precedente avevamo visto precipitare. Quasi certamente ci troviamo proprio nel luogo in cui il povero Huggy è caduto,
Qualcuno però l'ha raccolto e l'ha portato via. L'unica cosa che ci chiediamo è chi sia stato. Da ora in poi la fuga da Mammy si fa sempre più difficile. Lei ci trova e ormai ha in testa una sola cosa: ucciderci. I suoi versi si avvicinano sempre di più a suoni che paiono quasi demoniaci e noi non possiamo fare altro che scappare. Durante la nostra fuga incappiamo in un file importantissimo. La Playtime Co. aveva commissionato ad un'azienda di costruzioni la creazione di un laboratorio segreto. Nessuno ne sarebbe dovuto venire a conoscenza e i lavori si sarebbero dovuti ultimare entro un anno. Un laboratorio però per cosa? La mente non può fare altro che tornare al report sull'esperimento 814 che abbiamo trovato nell'ufficio di Ludwig. Con tutta probabilità il laboratorio doveva essere la sede in cui condurre gli esperimenti che avrebbero tramutato gli orfani e probabilmente non solo loro in giocattoli. Purtroppo non abbiamo modo di visitarlo. Dobbiamo fuggire dalla furia di Mammy e non possiamo permetterci di esplorare l'azienda ulteriormente. La nostra fuga però si conclude in un vicolo cieco. Sembra che per noi non ci sia speranza. Mammy si avvicina, ma prima di finire tra le sue grinfie attiviamo un macchinario, una sorta di rullo macinatore. Mommy, nel precipitarsi verso di noi, vi appoggia una mano sopra. La macchina la risucchia. Assistiamo in diretta alla fine di Mommy Longlegs. Non prima però che ci dica le sue ultime parole. You'll make me part of him! You'll make me part of him. Mi renderai parte di lui. Lui chi? Non dobbiamo aspettare troppo per ottenere una risposta. Da una serranda di poco sollevata da terra appare un insieme di artigli che dovrebbe ricordare una mano. L'abbiamo già vista quella mano, appartiene all'esperimento 1006 e sta trascinando con sé ciò che resta di Mommy Longlegs. Possiamo finalmente tornare alla Game Station e liberare Poppy. Lungo il nostro percorso troviamo l'ultima cassetta, un log inerente proprio all'esperimento 1006 in cui ci viene raccontata la sua fuga dalla cella di contenimento. Ciò che apprendiamo è che si tratta di un essere estremamente intelligente, in grado di costruire strumenti ed elaborare strategie per eludere la sorveglianza. The prototype. Liberiamo Poppy, ma il suo atteggiamento è cambiato drasticamente. Con freddezza glaciale ci chiede se abbiamo ucciso Mommy, per poi dirci che ci aspetterà sul treno. Quel poco di fiducia che fino a poco fa avevamo per lei scompare, lasciando spazio all'inquietudine. Ora che siamo in possesso del codice del treno, possiamo finalmente avviarlo e fuggire dalla Playtime Co. O almeno questo è quello che vorremmo fare. Poppy però ci parla e ci dice che siamo troppo perfetti per essere liberati. Siamo proprio ciò di cui ha bisogno per ultimare il suo piano. You are perfect. Too perfect to lose. I'm sorry. I can't let you leave. Senza possibilità di reazione da parte nostra, fa in modo che il treno cambi direzione. Ma qualcosa va storto. La comunicazione si interrompe, la velocità del mezzo aumenta drasticamente e l'unico modo per salvarci è tirare il freno di emergenza. Il treno perde l'aderenza ai binari e deraglia cadendo su un lato. Ciò che vediamo quando riprendiamo conoscenza è un cartello. Play Care. Non possiamo fare altro che seguirlo e prepararci a ciò che ci toccherà affrontare, con la consapevolezza di non poterci fidare più di nessuno all'interno dell'azienda. Vi ringraziamo per aver visto questo video. Vi invitiamo ad iscrivervi al canale, lasciare un like e condividerlo.